Questo tempo che scorre lo dobbiamo riempire, proprio come ci pare, svegliarsi o dormire. Fausto, a volte una persona può cambiare il mondo. Non cambia solo lui, ma può innescare la luce, la fiamma, la miccia per incendiare tutto. Ma qua non si brucia nulla, eh? Qua si accende solamente l'amore, la passione, a passion. Stanotte voglio dimenticare tutto, lasciarmi scivolare piano dentro la tua bocca e poi volare con il tuo respiro. Ci rimarrò almeno finché ti dirò hai ragione te. Pamela, benvenuta. Allora, un concentrato di cose che fai, un concentrato di culture, cantante, cantautrice, speaker radiofonica. Partiamo da qui, come arriva questa passione per la musica? E... Nasce da una grande passione e da una radice che mi lega al Brasile, soprattutto al paese baiano, Salvador de Bahia, allo stato di Bahia, e da qui poi sempre da piccola il desiderio di suonare, quindi il ritmo nelle vene, l'amore per la musica e la cultura brasiliana, soprattutto per le percussioni brasiliane. Hai ragione. Cosa ti senti di portarti dentro della cultura italiana e della cultura brasiliana? Intanto mi toglie addosso un poco di preghiça, che in portoghese vuol dire pigrizia, perché ho la necessità di andare a ricercare, no? Anche grazie alla trasmissione Pamela Viaggia in Latin, che conduco e scrivo, l'onore immenso di avere questo gioiello che sto curando ogni giorno. Quindi grazie anche allo stimolo della trasmissione vado alla ricerca quotidianamente di musica nuova. E ti assicuro che imbattersi ogni giorno in un genere, in una contaminazione, in un artista nuovo, è uno stimolo incredibile. Ovviamente, fa parte tutto dello stesso lavoro, l'ascolto, la ricerca e poi inserire queste nuove idee che colgo appunto negli ascolti e nel mio lavoro all'interno della mia musica. Insieme a superare povertà e disuguaglianza, c'è un'agenda che è globale, se ci uniamo all'alleanza non si può più rimandare un'azione universale. Questa musica che abbatte le frontiere non poteva farti tirar fuori dei titoli e delle canzoni che a questo si richiamano, per esempio Vivo nel mondo, che significa essere poi apolidi nel verso giusto, nel senso di sentirsi parte di tante culture, no? E non solo. Mondo, mondo, abbiamo solo questo mondo. Vivo in un mondo, una canzone che è nata proprio da un'esigenza personale profonda di raccontare quello che vedevo intorno, cioè l'uomo che distrugge la natura. E non attinge all'amore, ma attinge alla distruzione. Questo si deve cambiare. Insieme all'ASVIS abbiamo scritto questo singolo e poi lo abbiamo lanciato. Si può fare un cambio. Non è più figo buttare la plastica per terra. Se lo fai, non sei interessante, non sei per niente sensuale, non sei fuori, non sei attraente. Sei figo se la raccogli e la butti, cioè cambiare l'atteggiamento mentale. Siamo fighi se ci mettiamo alla guida senza bere, siamo fighi se facciamo la differenziata, siamo fighi se rispettiamo i nostri mari e i nostri oceani. Facendo questo cambio giorno dopo giorno si inverte la rotta. Ci sorprende.